Eccoci qui in un momento amaro per la vita di milioni di italiani per scelte oscurantiste di un governo definito dei migliori. Siamo tornati in breve all'Inquisizione medievale. O ti vaccini o sei eretico, meriti il rogo. Confessi, non posso confessare. E ma allora che prevedi? L'Inquisizione moderna attraverso il governo e i nostri aguzzini politici non utilizzano le fiamme per costringerti ad abiurare la convinzione di non vaccinarti, ma ti negano il lavoro, la sussistenza e ti costringono a perire di fame. In sintesi, o ti vaccini o muori, non di virus si intende, ma di suicidio se sei debole, di fame se non hai qualche soldo da parte fino a quando finirà questa follia, perché prima o poi finirà, ma quando però? Solamente quando lo dirò io. Quindi viva la democrazia italiana che non c'è più. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Se decido domani mattina di partire per Zanzibar, per esempio, vado in un'agenzia turistica, compro un biglietto aereo, passo in farmacia, realizzo un tampone orofaringeo. Se sono negativo, posso partire tranquillamente. Ad arrivare a Zanzibar, nessuno mi chiederà un Green Pass o un Super Green Pass. Invece, da ieri l'altro, non posso andare a lavorare se non sono sierato, sono sospeso dal lavoro senza retribuzione e anche se già lavoravo in smart working a casa perché magari il mio lavoro da giornalista me lo consentiva. Non posso più lavorare nemmeno da casa perché ho l'obbligo della vaccinazione anche a casa mia. Devo essere ad ogni costo quindi sierato se voglio lavorare da solo, lontano da tutti. Ma insomma, si può sapere che cos'è questa buffonata? Ditemi, cosa c'è di scientifico in questo dispositivo? Non si tratta più di prevenzione, ma di accanimento sul libero arbitrio. O sottostai al ricatto vaccinale, o sei fuori dalla società, senza diritti. Ta ta bum bum zoom. Svegliatemi, è un incubo. No, è vero. L'hanno fatto. L'hanno votato. Possibile? In Parlamento? Sì, in Parlamento l'hanno votato. Ma chi l'ha votato? Pentastellati, destra, sinistra, perfino Salvini. A chi attacchi? Dove vai? Che ingrati. Niente paura, qua siamo tutti amici. Diamoci una scossa. Fortunatamente tra un anno si vota. La pagheranno. Sì, che la pagheranno. Dice, ca, nessuno è fesso. Ha capito? Alla prossima volta.